Siamo nel Parco regionale dei Monti Picentini e la nostra escursione di oggi è di nuovo sul Monte Terminio. Sì, siamo tornati sul Monte Terminio in una giornata molto diversa da quella di allora. Adesso sigla, ci rivediamo tra poco. Dicevamo, l'ultima volta che siamo arrivati qua, che siamo venuti sul Terminio, è stata un'avventuraccia. Il tempo sopra non era buono, i segnali CAI mancanti, ma oggi la giornata è abbastanza limpida, anche se un po' ventosa, quindi da sopra la veduta dovrebbe essere buona. Inoltre, avendo già fatto il percorso, sappiamo che bivi prendere, quindi dovremo avere molto meno problemi. Nell'ascesa dovrebbe essere molto più facile. Cercheremo di farvi vedere cose che non abbiamo visto la volta scorsa e di darvi magari qualche indicazione in più. Per quanto riguarda il video dell'altra volta, vi lascio il link in descrizione. Vantaggio di andare in un posto che già si conosce è quello di procedere molto più speditamente. Anche se i segni CAI latitano, ormai il percorso lo abbiamo ben memorizzato. Il ruscello che incrociammo l'altra volta adesso è praticamente asciutto. Si vede che siamo più in estate, fa più caldo. Oggi di acqua zero. Ed eccoci arrivati al rifugio degli uccelli. L'ultima volta che siamo arrivati qua al rifugio degli uccelli praticamente non riuscivamo a trovare quello che era poi il percorso. Adesso sappiamo che dobbiamo girare sulla sinistra. Al fine di agevolare soprattutto il ritorno, dove non ci sono simboli CAI, ma proprio per procedere in modo spedito, noi attacchiamo dei fili bianco e rosso. In qua, fascette bianco e rosso in qua. Al ritorno comunque le rimuoviamo per non lasciare mai niente nella natura. Facciamo un rapporto, siamo quasi arrivati in vetta, ma facciamo un rapporto con l'ultimo tratto dell'altra volta che era completamente innevato. La pendenza comunque è notevole, adesso ve la faccio vedere, però adesso si procede molto più speditamente, il sentiero è molto più chiaro. Ecco la pendenza. Guardate che spettacolo! Da qui si intravede addirittura il mare. È una cosa eccezionale.
Siamo finalmente sulla vetta. Quello che la volta scorsa non si vedeva, oggi è chiaro. È chiarissimo, si arriva a vedere pure il mare. Vesuvio. Ecco qua, vi faccio vedere. Lì in fondo c'è il mare, con la costa. Golfo di Salerno, quello. Questo è Salerno e questo è il Golfo di Napoli. Lì è il Golfo di Salerno, lì sulla sinistra. Qui invece è il Golfo di Napoli, in fondo si vede il Vesuvio. Adesso continuiamo su questa cresta, cercheremo di arrivare più avanti per vedere altri affacci. In effetti rispetto all'altra volta ci siamo persi tantissimo, colpa della nebbia. Continuiamo a camminare sulla cresta. Ragazzi, guardate un poco cosa c'è qua, che panorama. Noi poco fa eravamo lì sopra. Dopo essere arrivati su questa vetta, iniziamo la discesa. Magari se troviamo altri affacci interessanti per strada, ci fermiamo. Ed eccoci finalmente arrivati giù, dopo aver preso un bel capitombolo, anche se con poche conseguenze. Quindi possiamo anche dire che l'escursione la finiamo qui. Facciamo solo, prima di chiuderla definitivamente, facciamo solo un piccolo riassunto della giornata. Finalmente siamo riusciti ad arrivare alla vetta senza trovare nuvole o altri impedimenti. I panorami sono stati spettacolari. Adesso non mi rimane altro che ringraziarvi per aver visto il video.
e ci vediamo la prossima volta.